bentornati qui sul mio canale con questo 52esimo episodio della carriera. Oggi siamo tornati finalmente martedì e in questa settimana vi prometto che vedrete molti più episodi rispetto alla scorsa settimana, sfruttando anche il fatto che c'è la pausa per le nazionali e quindi non ci saranno né reaction né pronostici vari, anche se devo dire che il mio collo ancora mi dà qualche problema, perché per chi mi segue su Instagram, se non lo fate già, seguitemi. Mi sono svegliato sabato mattina col collo bloccato, quindi non posso tirarlo da questa parte, non so per quale motivo. Se siete medici, datevi consigli. Detto questo, possiamo partire. Hashtag FedeKing della carriera subito nei commenti, immediatamente, così come scaricate OneFootball e comprate maglie da calcio su Divise Calcio Top con hashtag Marconi, è un coupon che vi permette di avere una seconda maglia in omaggio. Detto questo, mese di novembre lo termineremo in questo episodio. Chievo, Milan e Bayer Leverkusen in Germania, poi il Napoli, quindi un inizio anche di dicembre molto caldo. Nel prossimo episodio vedrete il derby, l'Austria-Vienna, concludere il nostro girone che stiamo dominando, e poi le altre due partite contro Benevento e Verona. E si ferma, rientra ancora il francese che converge centralmente, arriva in zona tiro e calcia col destro e termina largo di un nulla. Primo squillo della Roma sul piede, tanto per cambiare, di Anthony Martial. Radovanovic dentro con il movimento di De Mai che poi fila un gran pallone da in area, alla conclusione il gol del Chievo con Rodriguez. 1-0 per i padroni di casa che passano al 17esimo. E qui azione centrale che ha colto di sorpresa la Roma. È vero che azioni così rapide non le abbiamo mai prese in questa stagione, qui per questo motivo ci siamo fatti cogliere impreparati. Poi il gol di Rodriguez, anche un bel gol, va di piatto, Zier non può far nulla. 1-0 per il Chievo al 17esimo, per carità, è ancora lunghissima, la Roma potrà reagire. Mertens, Bashuai, vediamo che inventa, si è mosso Martial che calcia in porta. Sorrentino deve allungarsi e metterla in calcio d'angolo. Roma che reagisce, battuta di Martial a cercare Juan Jesus, deviazione di Valiant che per poco beffa Sorrentino. Altro calcio d'angolo per la Roma e di nuovo Martial dalla bandierina, questa volta a cercare Sergio Ramos. Eccolo qui, il primo centro in maglia giallorossa per l'ex difensore e capitano del Real Madrid, che ci ha messo 10 partite, ragazzi, più quelle di Champions, ma finalmente trova il gol ed esulta. È un'esultanza liberatoria per il pareggio della Roma, che arriva con uno dei giocatori più carismatici. 29esimo, 1-1 al Bentegodi, ha segnato Sergio Ramos. E fidatevi che una volta sbloccato ne farà di gol pesanti in questa stagione, anche perché poi lui è l'uomo delle finali di Champions, è l'uomo dei gol alla fine, e noi siamo la squadra dei gol alla fine. Courtois, da Martial, si è mosso Bashuayi, ha visto Martial che infila un gran pallone per il sinistro di Bashuayi. Sorrentino non si sa come, c'è un Dera al cross, Florenzi sulla linea, il salvataggio è ancora Florenzi che non molla e in tuffo fa 2-1. Roma che ribalta il risultato, è il secondo gol di Florenzi di testa in questa stagione dopo quello segnato all'Leverkusen lì direttamente da calcio d'angolo. Qui prima salva Boveda sulla linea e poi tapin vincente, 2-1. Poi Etemai passa in qualche modo su Martial, Boveda, un po' di campo da quella parte del Chievo perché Courtois non è tornato, quindi deve staccarsi Ramos, palla dentro, Florenzi salva, allontana male, Beavu, palo! E qui si salva la Roma. Allarga ancora sulla sinistra verso Courtois che ci mette la testa, palla che diventa poi buona per Martial che crossa da lì, non male, Under la gira! Con l'ultimo tocco che è di Friende, calcio d'angolo per la Roma. Bashuayi torna saggiamente da Pellegrini che va subito verticale da Under, poi Bashuayi ha tagliato Fekir, messo in porta, sinistro! Che piedino! Nabil Fekir, dopo il gol alla Juve, continua a segnare al Bentegodi contro il Chievo, 3-1 per la Roma. E tutto in cassaforte adesso, tre punti pesanti per una Roma che oggi ha dominato, questo va detto, ma che non riusciva a chiuderla. Ed era un po' teso per questo, spesso in passato abbiamo brutti ricordi sotto questi punti di vista. Bashuayi la gira in maniera eccellente. E ancora più bello il sinistro, che quindi vediamo in tutte le angolazioni, del numero 11 francese. Si attende davvero soltanto il fischio finale con la Roma che sta portando a casa la sua partita. 3-1 nell'undicesima giornata contro il Chievo. Roma che quindi continua a vincere, si è fermata, ha pareggiato soltanto contro il Bari, per il resto ne ha vinte 10 su 11. Grande Roma quest'anno, una Roma che forse emoziona di meno dal punto di vista delle rimonte,
perché poi questa è anche dimostrazione di forza. L'anno scorso avevamo meno equilibrio, perché ok, è bello fare le rimonte, ma se ti trovi sotto 2-0 vuol dire che hai concesso un po' troppo nel primo tempo, ad esempio. Ma adesso vedremo tutto. Pausa per le nazionali e poi allo Stadio Olimpico si gioca proprio contro il Milan. 29 punti a meno 2 con la Juventus che è staccatissima. In questo momento Roma e Milan stanno dando spettacolo in questa prima parte di stagione. È presto per parlare di scudetto, ma sicuramente sarà una partita davvero bella. Due squadre che stanno dominando il campionato di Serie A, togliendosi soltanto 2 punti al vertice. Due squadre che stanno facendo anche molto bene nel loro girone di Champions, in particolare i giallorossi, che lo stanno dominando. Due grandi difese praticamente impenetrabili e due grandissimi attacchi. In Europa in questo momento è difficile chiedere di più di Roma-Milan. 23 novembre, se non è oggi la sfida a scudetto, dovrà essere rimandata al girone di ritorno. Ma quel che è certo è che stasera ci divertiremo. I giallorossi propongono un 4-4-2. 4-2-2-2, fate voi, insomma un modulo che ricorda la passata stagione. Perché? Perché Firmino vuole giocare, e ha ragione, perché sta facendo molto bene, ma Batshuayi è praticamente impossibile da tenere fuori, quindi oggi la Roma sacrifica Mertens, ma lo andremo a leggere tra poco. C'è De Gea che torna a titolare, c'è Ramos affiancato da Juan Jesus al centro della difesa, ha trovato il gol, il numero 4 peraltro contro il Chievo. Gli esterni sono sempre i soliti, Capitan Florenz da una parte e Cosa qua a sinistra. Il centrocampo vede Kanté da una parte e Vidal dall'altra, quindi titolare Vidal non l'abbiamo visto moltissimo in questa stagione, non si è ancora sbloccato, uno dei pochi nuovi arrivati a non sbloccarsi. Gli esterni sono Under e Martial, lui sì che si è sbloccato nel segnare tanti di gol belli e pesanti. Un altro che è abituatissimo appunto a segnare gol pesanti è Batshuayi, l'altro è Firmino. Questa quindi è la Roma. Adesso andremo anche a leggere il Milan, che scende in campo con Donnarumma tra i pali, Maio, Musacchio, Bonucci e Darmian in difesa. Poi il centrocampo, composto da Biglia, Klassen e Locatelli. L'attacco pesante, André Gomes, Origi e Suso. Milan che non mi sembra troppo cambiato rispetto alla passata stagione, ma c'è un motivo, se è lì al secondo posto ad inseguirci. Fischia l'arbitro, l'attesa è finita, è cominciata la sfida, sì, diciamo, scudetto, almeno per questo girone d'andata. Vidal, Kanté. Per Under c'è ancora il movimento da parte di Kanté che si fa vedere, poi cerca la palla dentro, grande palla per Batshuayi che se la lavora e poi va in porta con Donnarumma che si distende. Batshuayi ormai segna in tutti i modi, ha fatto anche lo scorpione andall'area e adesso non possiamo negargli di provare a segnare da quella posizione, perché per lui è tutto possibile. È pronto Martial, angolo battuto dentro, Firmino ha chiesto di giocare e ci ha messo 4 minuti a sbloccare il match. Roma 1, Milan 0, sotto la Sud, come contro il Leverkusen. Roberto Firmino fa 1-0. Punta poi Sergio Ramos, lascia partire il cross, secondo palo, Kurzawa, poi Martial, viene anticipato ma De Gea c'è, forse è l'unico. Intanto Origi, palla buona, cerca di andare l'ex Liverpool, sempre Origi, poi in fila per Biglia, De Gea, miracolo di De Gea, e qui Biglia ha avuto la palla del pari. Poi Under se la riprende su Biglia e quindi Roma che vuole chiudere in attacco il primo tempo con Firmino che ha visto Batshuayi, poi salta così Bonucci passando dalla parte opposta fino in fondo, Firmino, mamma mia, Firmino fa 2-0, spacca la porta, il raddoppio della Roma con la doppietta del brasiliano, tutti ad abbracciarlo perché abbiamo capito perché bisogna farlo giocare titolare. Ha fatto un gol pazzesco Firmino, prima ha fintato il pallone per Batshuayi, poi è passato così su Bonucci che non gli ha fatto vedere un pallone fino adesso se non in occasione del primo gol. Arriva al limite, calcia, palo interno e gol. Ancora sotto la Sud, ancora tutti in festa. Palla a Firmino e si abbracciamo. Roma 2, Milan 0. André Gomes scambia bene con Origi, ancora Origi, cerca André Gomes, lo trova, passa su Ramos e su Florenzi, palla che entra dentro l'area di rigore, l'ha presa ancora De Gea su Locatelli che si era inserito, ma in realtà la palla è finita lì con una deviazione beffarda perché l'aveva toccata Kanté. È entrato adesso, se la riprende la Roma ancora, Vidal per Firmino, si è inserito Batshuayi, la palla che passa in qualche modo, Donnarumma su Batshuayi, larghissimo verso Florenzi, cerca l'inserimento di Ramos, ancora Ramos, lascia partire il cross dentro, 3-0, il tocco è di Martial e si trasforma in assist man Sergio Ramos. Che palla ragazzi che ha messo e che tuffo
D'Angelo alla Van Persie di Anthony Martial, non a caso giocavano al Manchester entrambi. Roma 3, Milan 0, è un massacro allo Stadio Olimpico, è un massacro. Occhio all'angolo perché c'è fuori proprio Pellegrini. Palla verso Martial che si era staccato, calcio di rigore. Ingenuità clamorosa da parte di un difensore del Milan che la tocca con un braccio, non ho capito di chi si tratti onestamente. Herrera, che è appena entrato peraltro, mette subito il segno negativo sulla partita. Quindi Martial di fronte a Donnarumma, vuole andare col destro. Martial sotto il corpo di Donnarumma, diventano 4 con la doppietta di Martial che fa anche 4 in campionato. Poker della Roma a 10 dalla fine. Finisce qui con la Roma che travolge il Milan, massacra i rossoneri, va più 5 in classifica grazie alle doppiette di Firmino e Martial rispettivamente nel primo e nel secondo tempo. Stretta di mano comunque abbastanza sobria tra Gattuso e Marconi, che peraltro erano identici, non so se ci avete fatto caso. La Roma fa paura davvero a tutti perché abbiamo travolto tutti quanti fino a questo momento. Giocheremo ancora col Napoli in questo episodio, poi nel prossimo ci sarà il derby. Però non è niente male questa squadra fino adesso. Bene, allora io sono l'unica persona, penso, che seguite su YouTube in grado di cambiarsi all'interno del video. Ma in realtà se vi state chiedendo perché è successa questa cosa, perché semplicemente sto registrando in un giorno differente, che è esattamente il giorno dopo. Semplicemente ieri sono andato a giocare a calcetto, ho giocato con la maglia della Roma nuova per far figo e chiaramente ci ho sudato. Ma non è importante, ecco, cioè era giusto una piccola chicca interessante della mia vita. Detto questo, andiamo al volo in ufficio perché finalmente Jesus Vallejo è tornato dall'infortunio, il che vuol dire che sicuramente non giocherà titolare contro il Leverkusen perché non è in grado, però sicuramente potrà trovare spazio nelle prossime partite e magari riprendersi il posto da titolare a fianco di Sergio Ramos. Eccola qui la classifica del girone con la Roma staccatissima, più 6 dalla seconda, è praticamente già qualificata perché dovrebbe perdere le prossime due partite. E tra l'altro poi ci sarebbe un discorso di scontro diretto, differenza rete. Palla a Kanté, che questa volta viene chiuso da Bender. Hanno capito come marcarlo probabilmente, anche se poi Kanté è un giocatore molto particolare dal fiato infinito. Ora occhio a Lucas che è passato per uno contro uno con Ziller. Lucas fino in fondo e c'è il vantaggio del Bayer Leverkusen. È andato via il numero 10, Lucas Moura, che ha mandato praticamente al bar Kurzawa, se non ho visto male, o Kurzawa o comunque, vediamo un po', sì, Kurzawa va in verticale e poi calcia con Ziller che non è irresistibile, esce, non esce, insomma non dà la sensazione di coprire troppo lo specchio della porta. Bravo Lucas, 1-0, meno brava la Roma. Dalla parte opposta per Martial, c'è il taglio di Firmino che viene servito bene, poi da centro può esserci il cross che arriva e arriva anche il pareggio della Roma con Nabil Fekir, 1-1 al 27esimo. Scambia con Florenzi, quindi Kanté. Martial internamente per l'ottimo movimento di Firmino, poi c'è anche la sovrapposizione di Martial. Ho visto Firmino che infila il pallone sinistro, 2-1 per la Roma. Anthony Martial segna sempre praticamente in Champions League. Un altro gol pesante, quello del sorpasso. La Roma mette la freccia, 2-1. Può scendere Kurzawa, Fekir e soprattutto Firmino al centro. Arriva il cross verso Firmino, al volo, con deviazione, palo e gol! Incredibile! Di Roberto Firmino, che fa 3-1. Incredibile, un gol pazzesco, mamma mia! 3-1 Roma. Al volo di sinistro c'è stata una deviazione, quindi un gol sicuramente meno bello di quello che poteva essere, dei vari Batshuayi, del gol al volo di Mertens in trasferta contro l'Austria-Vienna, ma è comunque un golasso quello di Firmino. Rivediamo il cross di Kurzawa e poi al volo la conclusione che sarebbe finita praticamente tra le braccia di Oscar, deviazione che beffa il numero 28 ed estremo difensore della Leverkusen. È 3-1 Roma. Parte dalla panchina Martial per una deviazione che non c'è, poi ancora Kanté cerca di passare, Kanté se la porta sul sinistro, Kanté! Se la porta sul sinistro, come 2 anni fa, 4-1 Roma, poker! Kanté segna sia all'andata che al ritorno, la Roma dilaga sia all'andata che al ritorno. Intanto occhio al pallone infilato per Buffal che può andare al centro, non crossa, perde l'attimo, poi la mette dietro, Volland, 2-4, Volland con Ziller che non ha calcolato benissimo i tempi d'uscita perché secondo me lì se esci un pochino prima fai sicuramente molto meglio. Poi un der
trova Florenzi, c'è anche il movimento da parte di Fekir, mandato in verticale, occhio all'11 che può inventare, c'è Florenzi che arriva dalle retrovie in corsa a destro, Alessandro Florenzi per il 5-2 e la Roma rimette la freccia, di nuovo più 3 e di nuovo partita chiusa, finisce qui 5-2, una Roma che demolisce anche al ritorno il Bayer Leverkusen, che ha fatto qualcosina, sicuramente il gol in avvio meritato dell'inquadrato Lucas Moura, il gol del 5-2, anzi del parziale, del momentaneo, scusate, 4-2, ma per il resto una Roma superiore, una Roma che quando vuole fa male, almeno a queste squadre qui. Poi bisognerà vedere con le vere big d'Europa come finirà. Il Milan ha già giocato e vinto, tornando quindi a meno 2. La Roma oggi vuole riconfermarsi con altri 3 punti per continuare la sua fuga. Buonasera dal San Paolo, benvenuti a Napoli-Roma. Insigne. Vuole andare sempre Insigne, partenza aggressiva da parte del Napoli. Chiude Kanté, poi Vidal, la palla buona ancora per Insigne che sbuca in qualche modo, mette il cross dentro verso Roberto Insigne, il fratello. Poi la palla in qualche modo viene messa fuori. Il Napoli è partito molto aggressivo, la Roma deve stare concentrata. Qui perde un pallone il Sharawi, lo recupera poi Vidal. Napoli che effettivamente sta aggredendo alto in questi primi minuti. Diavara ancora verticale per Gameiro, in area Gameiro. Non c'è nulla neanche qui, solo rimessa dal fondo, perché l'ultimo a toccare di Paolo è proprio il francese. Poi riprendersela, Kanté ci riesce. Prova a mettere ordine il francese. Poi a destra c'è Mahrez che si propone. Bella palla per l'Algerino che la mette giù in area. Mahrez! Al primo tiro in porta passa la Roma. 1-0 al 33esimo. Con quello che sta giocando meno in questo periodo, il numero 22, Riyad Mahrez, che fa 1-0 al San Paolo. Riesce a toccare per Mertens in qualche modo. Mertens si gira, se la porta sul destro. Mertens si allunga cardinale. Duan Zapata, attenzione che passa su Kurzawa, mette il cross, Sergio Ramos, era molto pericoloso questo cross e lui era da solo in mezzo a due, ma l'ha presa come al solito, con grande sicurezza. Riparte quindi la Roma con Mahrez che può accendersi, un po' alla Hunderi in questa stagione, va Mahrez, vince ancora in palla, un po' fortuito, sempre Mahrez! E cardinale la mette in calcio d'angolo. Vidal passa in qualche modo su Zielinski con una finta di corpo, arriva pure in zona di Rocchia Vidal che può provare ad andare in porta, Vidal calcia, cardinale! Grande parata di cardinale, non è la prima stasera. Attenzione a Mahrez che la mette verso Bashuayi e qui non arriva cardinale. 2-0 Roma a 25 dal 90esimo. Una Roma più che cinica stasera. Però nel secondo tempo siamo usciti, questo è vero. Siamo usciti molto di più. Cardinale ha fatto qualche bella parata. Qui non può far nulla perché neanche la vede. 2-0. E finisce qui. Con la Roma che vince anche al San Paolo, una Roma, va detto, per onestà, più fortunata che meritevole questa sera, perché il Napoli fa una gran partita soprattutto nel primo tempo, poi il calcio lo conosciamo, la gara può cambiare, se tu fai una gran partita e il gol lo prendi, psicologicamente sei a terra, così è stato, la Roma è cresciuta nel secondo tempo, poteva fare anche qualche gol in più, ma comunque bel Napoli, una Roma semplicemente matura, consapevole, anche un po'... troppo, secondo me, si piace un po' troppo, ogni tanto, è colpa mia ovviamente, perché con questi giocatori ogni tanto piacersi un po' troppo può capitare, stasera è capitato, però fortunatamente il Napoli non ha fatto gol, è che stasera non abbiamo preso gol, se fai la stessa partita nel derby in cui loro sono avvelenati, può essere che il gol lo prendi. Comunque una Roma che chiude questo episodio a 37 punti in classifica, sempre a più 5 sul Milan, c'è la Juventus staccatissima a 24, è praticamente un campionato a 2, ma sta diventando un campionato a 1, perché se il Milan continua a perdere punti, anche se ha vinto questa settimana, ma sono mondiali olimpici, hanno preso 4 gol, quindi sicuramente non è consigliabile per una squadra che ambisce al titolo. Finisce qui questo episodio, io spero che vi sia piaciuto, lasciate un like se così è stato, domani, se riesco, vi porto già un altro episodio, se no comunque questa settimana, poco ma sicuro, ne usciranno almeno altri 2, perché dobbiamo accelerare a tutti i costi. Cominciate anche qui sotto a consigliarmi i giocatori del calciomercato, perché ci siamo quasi, siamo a inizio dicembre, quindi vediamo un po', intanto un bacione, never give up e bella regà!